Prima di cominciare con il video vero e proprio che ho recuperato tra i video che avevo girato a gennaio dell'anno scorso, anche se diciamo che sono leggermente in ritardo con la tabella di marcia, due annunci. Il primo, questo è il risultato di essermi tagliata con uno degli ombretti del video della settimana scorsa, se avete visto il video. E invece il secondo, ho notato che nelle persone che si sono iscritte allo scaffale africano c'è stata un po' di incomprensione sull'obiettivo del programma, quindi ci terrei a specificare che non è un gruppo di lettura, non ci sono le tappe, non ci sono programmi preordinati. Io ho fatto un elenco di libri che vorrei leggere, ma non c'è un ordine preciso, è un programma molto lasco. Io annuncerò di volta in volta i libri che sto leggendo o che vorrei leggere nel breve periodo, chi vuole si aggrega. Altrimenti me li leggo da sola senza problemi, non era l'obiettivo del programma. Siccome quando io avevo detto che avrei voluto farlo, molti hanno detto: "Ah, che bello, mi interessa", allora ho aperto il gruppo Telegram, ma era un programma pensato per me da sola e quindi non voglio che abbia le pastoie che deve giustamente avere un gruppo di lettura con le tappe, i programmi, le date. No, per me è un programma che seguirà dei ritmi del momento, chiaramente non andando a caso, perché a caso non si va da nessuna parte, però non è preorganizzato, preordinato e segue un po' i sentimenti del momento. Spero in questo modo di aver chiarito eventuali dubbi. Questo non toglie che chiunque voglia aggiungersi al gruppo, portare il proprio contributo, raccontare dei libri che ha letto non sia più che benvenuto. Anzi, più siamo e più i contributi sono di valore. Semplicemente sappiate che io l'ho organizzato in questo modo perché quest'anno va così e quindi non me la sento di avere delle date, delle tappe e di leggere perché c'è la scadenza della tappa. È così e basta, cioè non c'è una ragione di asocialità anche, però non era questo il punto. Passiamo adesso, dopo 2 minuti che blatero, alle domande del tag che avevo fatto anche l'anno scorso e che vi ripesco, magari ve lo linko giù nei commenti, nell'info box. E chiunque volesse ripetere questo elenco di domande mi farà solo che piacere. È un po' tardi, semplicemente già sono in ritardo io. Se poi volete riproporlo voi, sarà forse ancora più tardi. Partiamo con domande del video. Qual è il tuo libro ponte del 2023-24 se ne hai uno? Allora, ne avevamo già parlato, ma ovviamente adesso ho finito di leggerlo, Gli Effinger di Gabriele Tergit. Quando ve l'ho mostrato, molti di voi hanno detto che l'avevano abbandonato per noia, intorno a pagina 200-300. Io l'ho letto tutto, non posso dire che l'ho letto che non vedevo l'ora di vedere come andava a finire, però l'ho letto tutto con grande piacere. Mi è piaciuto tantissimo. E gli ho dato 5 stelline. Proprio ho iniziato l'anno concludendo questo libro in grande felicità. Devo dire che l'unica parte che mi ha fatto fare un po' fatica è verso la fine, quando cominciano le persecuzioni contro gli ebrei. Ovviamente qui si parla di una famiglia ebrea, è una saga familiare proprio delle più classiche, con anche l'albero genealogico all'inizio, parenti, familiari, un sacco di personaggi che seguiamo per un centinaio di anni, dalla fine, no, diciamo dalla seconda metà dell'Ottocento fino al 1948, più o meno. Con uno stile di scrittura che io ho apprezzato molto e anche certe cadenze di ripetizioni di certi tipi di contenuti che servono un po', secondo me, a far vedere che tutto cambia ma niente cambia, un po' gattopardiano se vogliamo, anche se questo mi sa che è precedente, anche se non ve lo so dire con certezza. Comunque per me è stato un libro bellissimo. Ovviamente non ho niente da dire contro chi l'ha trovato noioso, lo posso capire perché soprattutto all'inizio non prende un grande abbrivio. Le cose succedono, ma in maniera anche molto pacata, anche se succedono cose grosse, cioè tipo gravidanze indesiderate, relazioni sentimentali che non possono proseguire, matrimoni combinati, cose di questo tipo. Non si crea una grande empatia con i personaggi, eppure sono personaggi autentici che io ho trovato molto veri, molto personali. Reali, e quindi questa cosa me l'ha fatto molto molto amare, anche se ovviamente non sono tutti personaggi positivi. C'è una delle capostipiti della famiglia che fino alla fine del romanzo l'avrei presa a schiaffoni per quanto è egoista, egocentrica e pensa solo a se stessa, però ce n'è di persone così.
Domanda numero due, quanti libri vorresti leggere nel 2023? Nel 2023 io mi sono prefissa su Goodreads la lettura di 80 libri. Abbiamo già fatto questo discorso, ovviamente è un numero che serve a me per misurare quanto tempo passo con i libri e più ne passo e più io sono felice, per cui a me serve a questo numero da fissare su Goodreads. Un numero qualsiasi va bene, 1, 10, 100. Ognuno ha il proprio ritmo di lettura, il proprio tempo da dedicare, quindi qualsiasi cosa va bene. Tre libri che non sei riuscita a leggere nel 2022, ma vorresti recuperare nel 2023. Allora dai, ditelo voi, ditelo voi. Un gentiluomo a Mosca, vi giuro che a febbraio comincio a leggerlo. Ve lo giuro perché ormai sono diventata lo zimbello, ma non solo. Qualcuno di voi lo ha addirittura visto sul mio canale quando io già lo mostravo dicendo ancora non l'ho letto, l'ha comprato, l'ha letto prima di me. E quindi sì, mi sto rendendo veramente ridicola, ma spero davvero, cioè no, non spero, a febbraio, questo è il primo libro di febbraio quando ho finito quelli di gennaio. Poi c'è questo libro che staziona in libreria veramente da tanto tempo, non so se lo avevo mostrato di recente, comunque fa parte della sfida dello scaffale strabordante ed è anche nella sfida dei classici, perché questo è considerato uno dei più grandi classici canadesi, quindi non è un libro antico, però è comunque un libro dei primi del Novecento che fa la base della letteratura canadese, diciamo, ed è una storia di formazione. Non vi ho mostrato com'è all'interno, però guardate qui, assolutamente se avrò delle difficoltà non saranno per via del carattere. Questo è un romanzo, La Nuova Frontiera, che io avevo trovato al libraccio nel 2019-2018. Gli Effinger non ve l'ho mostrato, ma è così, è proprio super comodo, molto agevole da leggere. E Un gentiluomo a Mosca ve l'ho mostrato mille volte, quindi sicuramente sapete com'è impaginato dentro e assolutamente agevole. Il terzo libro che avrei voluto leggere l'anno scorso, ma non ce l'ho fatta e spero di riuscire a leggere a marzo, è un regalo che mi era stato fatto a Natale 2022. E stiamo parlando di leggere Lolita Ateran, impaginato così, che non è un romanzo, ma è un saggio in cui l'autrice racconta delle sue lezioni di letteratura segrete, praticamente, fatte a Teheran quando c'era già la dittatura che c'è ancora e che opprime il popolo in maniera assolutamente ingiustificabile. Se guardo in basso è perché ho il tablet con le domande e del tag dell'anno scorso. Un autore o autrice che conosci già ma che ti piacerebbe approfondire quest'anno. L'autrice in questione è Jasmine Ward, che mi ero messa già nella sfida dello scaffale strabordante, che ancora non ce l'ho fatta, ma la sfida non è finita. Sotto la falce, che anche questo mi piacerebbe se ce la faccio leggerlo a febbraio per il Black History Month. Tra l'altro è uscito il nuovo romanzo di Jasmine Ward, e quindi però io mi sono ripromessa di non procurarmelo finché non avrò letto questo. E quindi, siccome ho già letto gli altri tuoi tre suoi libri, adesso in ordine vorrei leggere questo, che è un memoir, NN in pagina in questo modo qui. Questo era stato un regalo di Natale dei miei cognati di un paio di anni fa, mi sa 2021. Sì, perché nel 2022-23 non mi sono fatta regalare libri da loro e quindi oh, questo ancora fa parte del pacco del 2021 e quindi è veramente arrivato il momento di leggerlo. Tra l'altro, lei è un'autrice che mi piace moltissimo e quindi sono contenta di avere in casa qualcosa di suo da leggere, ma non solo, sono anche contenta che ci siano altri libri suoi che saranno disponibili per me da leggere nei prossimi mesi. Un nuovo autore o autrice che vorresti scoprire nel 2024. Allora, io ho nel mio ebook che attende di essere letto Demon Copperhead di Barbara Kingsolver, autrice premio Pulitzer dell'anno scorso e che però ha scritto diversi altri romanzi. Io ho sentito su Demon Copperhead solo pareri positivi per ora, per i pochi che ho sentito, e sono contenta di avercelo già in ebook perché così significa che non devo comprare un libro nuovo, ma davvero sono molto incuriosita. Si tratta di una sorta di riscrittura in chiave moderna di David Copperfield, che io ho letto col gruppo Dickens 2 anni fa, quindi è proprio una lettura che potrei gustarmi con molto piacere.
piacere, anche se credo che sia molto dolorosa. E davvero molto molto contenta di scoprire un'autrice nuova che mi incuriosisce molto. Tra anche gli autori che vorrò approfondire, scoprire quest'anno, ci sono tutti gli autori dello scaffale africano. Ho cominciato a leggere Mabankou, mi sta piacendo un sacco. A parte le 8 lezioni sull'Africa, ho assaggiato un pochino Pezzi di vetro, secondo me è strepitoso per il mio gusto personale, una scrittura che somiglia molto a quella di Marco Orsari dei primi tempi e che infatti mi sta piacendo tantissimo. E credo che sia un autore di cui vorrò scoprire molto molto, tipo anche Memorie di un porcospino, mi sembra che si intitoli, però adesso cominciamo con questi, ma credo che Mabankou sarà un prossimo autore del cuore, veramente mi sta piacendo tantissimo. Hai in programma delle riletture? No, non ho in programma riletture, io non sono una lettrice che rilegge. Non vuol dire che non rileggerò niente, non lo posso sapere per adesso, però è qualcosa che non ho in programma sul momento. Credo di aver disorganizzato un po' le domande, sono andata un po' a caso guardando qui sul tablet e quindi non sono andata in ordine. Ho saltato la domanda, un mattone e un libro breve che ti piacerebbe leggere quest'anno. Allora, io forse vi avevo già detto che quest'anno vorrei dedicarmi ai libri che mi sono stati regalati e quindi ho 2 libri qui che mi sono stati regalati da 2 amiche, anche questi avete visto comunque un po' di regali, che sono L'ultimo amore di Babadunia, è un regalo che mi ha fatto Miria del canale Miria the Bookhunter, che ringrazio perché è stato tra l'altro un regalo a sorpresa e che mi ha fatto un piacere immenso, oltre ad averci messo dentro anche un segnalibro fatto da lei, che tra l'altro rappresenta Moritz, e un sacchettino della sua lavanda, insomma, proprio un pacco regalo meraviglioso. Questo è un libro breve di un'autrice che ho già letto l'anno scorso e mi hanno detto che però questo è ancora più bello. Questo è un Keller impaginato in questo modo qui e non vedo l'ora di scoprirlo. Qui abbiamo invece come mattone un altro NN, stiamo parlando di Fellowship Point, che mi è stato regalato da Teresa Bibbucalula, e questo è appunto il mattone impaginato in questo modo qui. Guardate che interlinea bella ampia. È la storia di un'amicizia tra 2 donne che tra l'altro si ingegnano anche per salvare questa area protetta che è appunto Fellowship Point, dove loro hanno una casa vacanze e che, alla quale sono molto molto legate. Quindi sono molto interessata, penso che sarà proprio una bella lettura, non vedo l'ora di farla. Uno o più libri che stazionano in libreria da secoli che vorresti affrontare nel 2024, ho pescato sempre dalla sfida dello scaffale strabordante, credo il libro più vecchio che ho in casa che ho messo dentro la sfida, e cioè Un matrimonio da dilettanti, che forse vi avevo anche tirato fuori l'anno scorso in questo video, non mi ricordo. Comunque io Anne Tyler la conosco già, questa era un'altra delle autrici che avrei potuto dire voglio approfondire nel 2024, ho già letto qualche suo libro, lei parla di storie familiari, storie di famiglie comuni e di un certo qual disagio che si forma a causa della routine, del fare sempre la stessa vita e essere abituati, entrare nella routine e ad un certo punto succede qualcosa che fa domandare di solito alla protagonista: cosa sto facendo? Sono felice? Perché ho fatto questa scelta invece di un'altra? Dunque, il libro è impaginato, è abbastanza vecchio ed è un TEA, l'avevo pagato 8,60 euro. È impaginato così, con questi margini inesistenti, però il carattere mi sembra abbastanza grande, quindi spero di non fare troppa fatica a leggerlo. E lei è un'autrice che mi piace, quindi penso che sarà un libro che potrò apprezzare. E davvero questo è boh, in casa da chissà quanto tempo, non riesco proprio a ricordarlo. Forse da prima di avere il canale, quindi tipo 10 anni. Domanda, parteciperai a qualche gruppo di lettura? Ebbene sì, sto già partecipando in realtà a un gruppo di lettura che è quello di Teresa e Miria, le Lula Hunters. Stiamo leggendo insieme Il Cardellino che non ho portato qua, ma lo sto leggendo, sono a pagina 300 circa, quindi a circa un terzo della lettura del romanzo, lo sto trovando bellissimo. Ci saranno sicuramente altri gruppi di lettura a cui parteciperò aggregandomi qua e là, spero che venga fuori un gruppo di lettura
lettura su Demon Copperhead, forse da Maria Chiara De Baptistis. Facciamo un salto in libreria, potrebbe venire fuori da lei, spero, anche se no su Goodreads, non mi dispiacerebbe, altrimenti me lo leggerò per conto mio, ma mi aspetto comunque di aggregarmi ad altri gruppi di lettura, magari anche a libri scelti dai gruppi di lettura del Milanesi su Goodreads. Insomma, sicuramente gruppi di lettura ce ne saranno. Quali sono le uscite del 2024 che attendi con ansia? Allora, mi hanno anche mandato l'articolo del libraio che è uscito con tutte le previsioni di lettura, di uscite, di pubblicazioni del 2024 e qualcosa mi aveva anche risuonato, ma non mi ricordo niente. Quindi, no, sicuramente non c'è niente che attendo con ansia particolare. Quando lo vedrò sugli scaffali, comincerò a desiderarlo. C'è anche da dire che in questo tempo sto cercando di tenermi fuori dalle librerie, lontano, perché voglio dedicarmi appunto ai libri che ho in casa. Non voglio andare a comprare libri nuovi in questo momento. Arriverà sicuramente un momento, come ben sapete, in cui vorrò dei libri nuovi, ma adesso che sono soddisfatta di quelli che ho, di quelli che ho ricevuto, di quelli che ho in casa da 1000 anni, colgo l'attimo per non allungare la wishlist quando appunto non ce n'è nessuna esigenza. E poi c'era una domanda bonus, cioè fatti la domanda da sola. La mia autodomanda da sola è: che cosa ti porti dietro come buona esperienza del 2023 che vuoi ripetere nel 2024? Ed è il reportage di viaggio. È vero che non è un'esperienza che ho fatto solo nel 2023, ma sicuramente ricorderete che ho letto Sovietistan insieme a Teresa e ci è piaciuto. È una lettura che abbiamo apprezzato e quindi io sono andata a ripescare un libro che anche qui mi è stato regalato. Sto parlando di L'assassino della città delle albicocche, che è un reportage di viaggio, comunque è sì, reportage dalla Turchia, c'è scritto proprio qua sotto, un libro appunto che faceva anche questo parte del pacco dei miei cognati, che conteneva anche sotto la falce di Jasmine Ward, e quindi, come vi dicevo, vorrei cominciare ad aggredire la pila dei libri che ho ricevuto in regalo e dare l'importanza che meritano, visto che tra l'altro quasi tutti mi regalano libri che io avevo in wishlist, per cui è proprio che qualcuno mi fa un regalo che volevo e poi lo lascio lì, è proprio un peccato, secondo me. Perciò, siccome questo mi aveva suscitato grande curiosità, tra l'altro, lui ha pubblicato un altro reportage di viaggi, mi sembra l'anno scorso, all'inizio dell'anno scorso, in questo periodo. Perciò, mi sembra giusto scoprire adesso questo autore per poi vedere se è un libro che vorrò leggere ancora prossimamente, un autore che vorrò leggere ancora prossimamente. Io ho diversi altri libri di viaggio, per esempio, ho quelli di con l'autore di Invespa, come si chiama? Adesso non me lo ricordo, ma ve lo scrivo qua sotto. Ho anche Il grande Bo di Jovanotti che aspetta il suo momento di lettura. Ho altri libri di viaggio, credo in ebook. Poi ho sicuramente anche dei libri dei coniugi Wheeler, Fuori rotta e Un giorno viaggiando, insomma, quindi sicuramente i reportage di viaggio non mi mancano ed è un tipo di lettura che vorrei riprendere nel 2024, soprattutto attingendo al mio scaffale che è bello fornito anche da questo punto di vista. Ovviamente, come vi dicevo all'inizio, sentitevi liberi di riproporre questo tag nei vostri canali, sui vostri profili o di rispondere giù nei commenti. Fatemi sapere se avete letto qualcuno di questi libri e che cosa ne pensate. Noi ci rivediamo giovedì prossimo e nel frattempo buona lettura a tutti!